Stiamo tu andando. Parli di me, ma guarda, mi fai parlare. Sto vloggando, come dice Logan Paul. I'm vlogging. Straordinariamente siamo a Legnano. Stiamo andando da Ciccio Gamer perché non riesco a dirlo, Ciccio lo Gamer. Lo faccio per voi. Lo faccio per voi. Ciccio Gamer. Esatto. Ciccio Gamer sta facendo un live show, o meglio, deve ancora iniziarlo qui a Legnano, in cui gioca Fortnite con tutti i suoi moderatori. Io e lui siamo strascimmiati. Canto solo canzoni. I'm vlogging. È un sacco di fila. Io lo chiamerei possibile perché sennò rimaniamo qua fuori. Mi sa che ci conviene. Questa è la situa 2 ore prima che inizi lo show. Grande Ciccio. È invaso. Alessandro è invaso. Grazie. Aso, dal gesto. Ciao, prego, figurati. Sì, raga. Ce l'hai fatta, Alessandro? Ce l'ho fatta, scusate per l'inconveniente. Ok. Alessandro, sei saltato per i Fortnite in un sì, teatro? Sì, se non vuole andare prima, raga, io sto qua 4 ore. Buongiorno. Ciao Ciccio. Siamo agitati, un po'. Sì, un po', c'è sì. un po' di caga c'è. Direi che ci sta, dai, un minimo c'è. Beh, se tu calcoli che qua è tutto pieno, tranne sopra che magari si riempie adesso. Cioè, quelle gialle. Quanti posti sono? 1000 arrivano? 1260. Mamma mia. Venduti 900 adesso. Direi che ci divertiamo. Sicuramente qualcuno di voi avrà visto le milioni di live che fa Ciccio. Avete presente i loro moderatori? Si sa solo la voce, non si sa mai che faccia hanno. Per cui, ce l'abbiamo. Lui è solo, è famoso davvero. Ma lui è più famoso perché perde più spesso. Dilla tutta. Io direi. Ah, è vero, c'è anche Checco. Ciao. Ok, mi metto alla luce. Qua in logica nessuno potrebbe salire perché cioè la gente sta iniziando ad entrare. Però io vi faccio vedere il retroscena di quello che c'è. Queste sono le superpostazioni. Non ho idea di chi siano. Qua c'è tutto il palco. Lì intanto potete vedere la gente che inizia ad entrare. E qua c'è la seconda postazione degli altri due giocatori, cioè dove tutta la magia si crea. Basta, direi che sta iniziando ad entrare la gente. Bisogna mettere via la telecamera. Io tifo per loro. Speriamo che vincano e non facciano i fortini. Sei un po' in ansia o no che devi presentare davanti a 900 persone? È caduta una cosa strana. Cioè sono arrivato, ho salutato Ciccio, abbiamo parlato un attimo e mi ha detto: ok, ti va di presentarmi la serata? E gli ho detto: ok. Non ho idea di cosa accadrà, ma probabilmente presenterò solo l'introduzione, diciamo rompendo un po' il ghiaccio. Poi ovviamente lasciamo spazio al gioco. Ti sei preparato qualche battuta da fare? No, realisticamente no. Il problema è che faccio un po' fatica a parlare. A causa di cosa? Scusa mamma. E ho l'onore di calcare il palco per poco. Questo è Michael, non so se lo conoscete. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui a Legnano. Facciamo un applauso per tutto questo bellissimo pubblico. Sono sicuro che sarete molto emozionati per l'arrivo di Mirko e di tutti gli altri ragazzi che vi faranno divertire qui appunto in teatro. Vai Michael, vai. So, chi vuole fare una domanda? Questa volta di qua. Ma non mi dire io perché guarda andiamo a brutto qua. Chi è che vuole fare una domanda? Direttamente, allora cosa vuole chiedere a Sol? Secondo te chi è che prego nel team? Qua, allora io non posso essere. Se dici che sei tu? Perché? Dai sì, dai, dico, dico. Lui è Michael. Ma qua è colpa vostra. Dai, ma raga, ma perché? Ma torniamo indietro, seriamente. Non... La fiera, vai, cammina la fiera. Ah, ragazzi, se trovo un'Anna oggi, ragazzi, voglio sentire. Il momento. Ma noi siamo dei momenti con ste cacchiate, raga. Cioè, obvio, seriamente, è impossibile. Bravi. Sentite, io mi cancellerei un po' più. No, guarda. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, lo avete visto, video molto molto semplice. In realtà questo vlog voleva più che altro parlare di quello che sicuramente avrete letto nel titolo. Oggi è martedì 17 aprile, sono le 9:20 e Ciccio Gamer appunto in questo istante è in sala operatoria
per fare l'addominoplastica. Sono veramente contentissimo di questa cosa, proprio perché davvero Ciccio ne aveva bisogno. Il fatto di essere dimagrito, di aver fatto un anno fa la sleeve gastrectomy, che per chi non lo sapesse è un'operazione che ti consente di ridurre le dimensioni dello stomaco al punto che il corpo necessita in questo caso di minor quantità di cibo ogni singolo pasto, velocissimamente, cioè ci sarebbero milioni di cose da dire, gli ha consentito di perdere oltre 70 kg e questa cosa lo ha portato ovviamente ad avere una pelle, un rilassamento addominale veramente molto importante. Ieri infatti Mirko ha pubblicato un video sul suo canale che davvero vi invito ad andare a vedere, ve lo metto anche in descrizione perché è molto importante. Per la prima volta si è completamente mostrato a nudo, quindi senza maglietta, a tutte le persone che lo seguono. Chi avrà visto quel video, la prima cosa che ha pensato è: mamma mia quanta pelle, mamma come è messo in questo momento Mirko, cioè è qualcosa di incredibile. Il suo è uno dei milioni casi di estrema obesità che purtroppo si vanno a ripercuotere una volta dimagriti in un eccesso cutaneo che è necessario davvero operare. Io ci sono passato, lo sapete, ho portato tantissimi video sull'addominoplastica con i miei pensieri, con quello che ho passato, con i pensieri appunto del chirurgo che mi ha operato, e questa cosa ha aiutato davvero tante persone, non tanto a stimolarle a fare un'operazione di questo genere, quanto semplicemente ad informarsi, ad avere maggior cognizione del proprio fisico, a rendersi conto che probabilmente è il caso di mettersi in forma da subito, di cercare di stare bene, di avere un fisico atletico che ti consenta davvero di stare meglio all'interno di un mondo che ti giudica anche con la maglietta addosso. È così, è inevitabile, purtroppo siamo soggetti a questo genere di cose. Non è solo ovviamente anche per quanto attiene ai rapporti sociali, ma anche proprio una questione personale. L'essere in estremo sovrappeso o avere un problema cutaneo di quel genere ti porta davvero a rinchiuderti, ti porta a sentirti un po' emarginato da quello che è la normalità al giorno d'oggi. Non è solo l'addominoplastica, ma c'è chi ha problemi per esempio al seno, alle braccia o anche semplicemente alle gambe. Semplicemente è una parola grossa, le gambe sono davvero molto impegnative, e il fatto che Ciccio abbia deciso davvero di porre un rimedio alla sua obesità, alla sua malattia ormai un anno fa, mi ha reso felice al tempo, proprio perché mi intravedevo in minima parte in quello che appunto era il suo percorso, e mi rende felice oggi e davvero contento della tua decisione. Ha messo una foto sul suo Instagram che vi metto qua circa mezz'oretta fa, dicendo che 20 minuti dopo sarebbe entrato in sala operatoria, e la risposta delle persone che lo seguono è davvero incredibile. Vi stanno dando tantissimo supporto, sintomo che davvero Ciccio è una persona vera, che è amato per quello che fa. Ho avuto modo di apprezzarlo anche al suo live show, c'era davvero tantissimo calore all'interno di quel teatro, ho cercato di portarvelo con più clip possibili, ma purtroppo, vabbè, fra il tempo, fra la bassa luminosità è venuto quello che è venuto. Ovviamente ringrazio anche Ciccio per avermi fatto da presentatore, ma quella è un'altra storia. A prescindere da questo, davvero voglio farti un in bocca al lupo Mirko per la tua operazione e per la tua convalescenza. Io ci sono passato, te lo ripeto, so cosa stai provando in questo istante e so quale sarà il percorso che affronterai, ma sono sicuro che con la giusta dedizione, con il sorriso, con la volontà di migliorare che ti ha sempre contraddistinto, sicuramente andrà tutto bene. Basta, ci tenevo davvero a esprimere velocemente il mio pensiero in questo grande giorno, secondo me per lui ma anche per me, perché mi sento di avergli dato tanti consigli, tante cose positive che sicuramente lo avranno potuto aiutare seppur in minima parte in questo suo viaggio. Fategli gli auguri su tutti i suoi social perché ha bisogno di tutto il calore possibile. Grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo in un prossimo video.